Durante la creazione di una fattura, puoi inserire i documenti correlati, cioè i dati relativi ad ulteriori documenti collegati alla fattura in creazione, come ad esempio il codice unico di progetto e il codice identificativo gara per le fatture emesse verso la pubblica amministrazione e il documento a cui si riferiscono. Clicca su Crea fattura e compila i campi necessari alla creazione della fattura. Quindi scegli la voce Documenti correlati ed abilita la sezione. Clicca su Aggiungi documento. Si visualizza il campo Dettaglio documenti correlati. Se vuoi inserire il CUP, codice unico di progetto, in caso di fatture relative a opere pubbliche, o il CIG, codice identificativo di gara, su Tipo documento seleziona la voce Dati ordine acquisto. Quindi inserisci i codici CUP e o CIG e i dati del documento a cui si riferiscono. Puoi anche compilare i campi relativi all'ID singola voce, cioè l'identificativo della singola voce all'interno del documento, oppure l'identificativo a cui il campo si riferisce. E il codice commessa convenzione, cioè il codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura. Applica A ti permette di vedere l'elenco dei prodotti inseriti in fattura e scegliere quello cui fa riferimento il documento che stai inserendo. Salva per inserire il documento correlato. Puoi anche selezionare Dati DDT per inserire i riferimenti di un documento di trasporto. In questo caso indica il numero del documento di trasporto, la data e scegli a quale prodotto fa riferimento. Concludi la creazione della fattura. Puoi salvarla in bozze o direttamente inviarla. Se hai impostato come predefinita la creazione fattura guidata cliccando su Crea fattura, il sistema chiede se vuoi continuare con questa modalità. Scegliendo No, continua con la modalità guidata, potrai inserire i documenti correlati utilizzando questa interfaccia. Anche in questo caso, compila tutti i passaggi della creazione richiesti, quindi alla voce Dati aggiuntivi scegli Documenti correlati, abilita la sezione e compila i campi necessari come già indicato per la creazione Fattura Smart.